Presente. Allora Maria Stefania, presente. Corrado. Donato Liberata. Presente. Elisa. Presente. Foti. Foti. Erieri. Rizzo. Presente. Polo. Presente. Aida. Presente. Neri. Presente. Mattessa. Presente. Cedaia. Diamo inizio al Consiglio Comunale con il primo punto dell'ordine del giorno. Verbali seduta precedente, presa atto del deposito. Visto che sono stati presentati i verbali delle deliberazioni dal 18 al 24 del 30 luglio, sono stati regolarmente depositati presso la segreteria, non sono giunte nessun tipo di osservazioni, si prende atto del deposito. Voti favorevoli? C'è un ordine del giorno, ce l'avete? Così leggiamo meglio. Passato. Ti serve l'atto deliberativo per scrivere il numero o qualcosa, no? Lo facciamo dopo. Allora, punto numero 2, variazione al bilancio di previsione anno finanziario 2019-2021, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 77 del 6 agosto 2019, adottata ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267 del 2000. Ragioniere Iozzo. Sta dormendo. Dunque, con la delibera del 6 agosto del 2019, la numero 77, corredata del parere del revisore dei conti, il bilancio subisce la variazione in entrata con la destinazione della parte della spesa, quindi dal titolo 4 dell'entrata e alla seconda della spesa, per quanto riguarda le opere di ripristino del convento dei padri Cappuccini per 150.000 euro. L'adeguamento sismico dell'edificio infanzia di Controlla Foresta per 1.192.359, l'adeguamento sismico dell'edificio scuola media Corrado Alvaro per 1.000.000, il recupero del convento in termini di polo culturale museale in base al progetto regionale per 400.000 euro e poi abbiamo il contributo per investimenti energetici e sviluppo territoriale sostenibile sulla scorta del decreto ministeriale appunto che assegna ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti 70.000 euro per questo genere di spese. La delibera è corredata dal parere del Sensore. Ha rientrato sempre, scusate. È iniziato appena iniziato. La delibera è corredata dal parere del revisore, non subisce il bilancio alcuno squilibrio perché manteniamo gli equilibri e ovviamente l'abbiamo fatto con un provvedimento d'urgenza affinché l'ufficio tecnico si regolasse per quanto riguarda l'avvio di tre burocratico per l'avvio delle procedure che porteranno poi alla conseguente appalto. Ci stanno interventi? Per quanto riguarda 150.000 euro di padre Cappuccini, verrà chiesto un mutuo, no? La cassa deposito e prestito. Certo. E complessivamente per 150.000 oppure la regione rimpingua qualcosa? Ho capito, Se il mutuo è per 150.000 euro, il mutuo viene chiesto per 150.000 euro. Il finanziamento che viene dato dalla regione è per 150.000 euro o per qualche. C'è il decreto di finanziamento, c'è il decreto di finanziamento, sì. È stato anche consegnato il decreto, è chiaro. Non c'è dubbio di interpretazione. È chiaro, 150.000 euro. È sempre lecito fare la domanda. Non è che 150.000 euro. Considerato la questione costruire come lo dichiara la centrale, io penso che sarebbe bene farlo presente pure al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Interno.
Allora, io come ufficio ho diretto... Facciamolo a... finire e poi rispondiamo. Ah, no, no, io parlavo come ufficio, non... No. A suo tempo avevamo avuto pure noi lo stesso finanziamento e non si era potuto concludere in quanto non c'era capacità finanziaria. Tant'è vero che noi avevamo pure l'autorizzazione dei beni culturali che poter fare in questo momento. Quindi la mia domanda era questa, se bisogna... se è opportuno o no fare per esempio con il Ministero delle Finanze per dare la posizione di cui comandi allora, no, solo un passaggio con decreto del direttore generale 3096 del 19 marzo del 2014 è stato revocato ai sensi dell'articolo 38 il finanziamento al comune di Chiaravalle. L'articolo 38 comma 1 dice: sono revocati d'ufficio i finanziamenti afferenti a programmazione di opere pubbliche a valere su fondi regionali, qualora per gli stessi non sia stato comunicato al competente dipartimento regionale l'avvenuto inizio dei lavori. Questo è il decreto da parte della Regione Calabria che dice perché a Chiaravalle si sono persi i soldi. Quindi un atto ufficiale, decreto numero 3096 del 19/3/2014, per quanto riguarda questo punto. Per quanto riguarda il discorso se possiamo o meno accedere ad un mutuo, il Comune di Chiaravalle apre una posizione, il Comune di Chiaravalle in questo mutuo non mette soldi, è la Regione che ogni sei mesi versa i soldi per pagare questo mutuo, quindi in realtà la Regione si fa carico di tutti gli oneri derivanti da questo intervento. Quindi aprire una posizione presso la Cassa Depositi e Prestiti lo deve aprire il Comune di Chiaravalle perché è l'ente attuatore, dopodiché la Regione con decreto del direttore generale si impegna a versare una rata semestrale di 8.800 e più euro al semestre, 8.842,50 a copertura di questo mutuo. Oltre a questo io ritengo che il ragioniere Iozzo ha anche un altro elemento aggiuntivo che può dire se si poteva o meno accedere ad un mutuo. Invito il ragioniere Iozzo. No, io volevo solo rispondere alla domanda. Noi con la delibera di oggi non è che abbiamo contratto il mutuo, è chiaro. Noi abbiamo messo un tassello importante affinché Cassa Depositi e Prestiti si esprima sulla concessione di questo mutuo. Quindi non è che oggi io vado a firmare il mutuo, non è, io ero comune, no, io ragioniere. Non è che il comune mattina sottoscrive il contratto di mutuo. Domani mattina Cassa Depositi e Prestiti riceverà questa delibera e avvierà l'iter. L'altra volta non mancava la capacità finanziaria, perché io ho verificato gli atti tramite l'ufficio tecnico. Il comune non è stato, diciamo, non era affidabile, mi spassi questo termine, perché eravamo sotto bilancio, sotto lo stabilire, sotto il piano di riequilibrio, chiedo scusa, il secondo piano di riequilibrio. E quindi Cassa Depositi e Prestiti in un certo senso, tra virgolette, è rimasta un pochettino ferma sulle posizioni e poi abbiamo avuto quella revoca. Sono mutati i tempi, perché Cassa Depositi e Prestiti dice per gli enti in dissesto, se è a totale carico della regione, come in questo caso. Per quanto riguarda il parere del MEF è favorevole. Io non potevo attingere al comune se andavo ad impegnare i cespiti del comune. In questo caso il comune non impegna alcun cespite, tant'è che ci sono due rate, tra parentesi, che abbiamo già per una piccola parte già introitato. Detto questo, da domani mattina noi iniziamo l'iter, per Cassa Depositi e Prestiti può anche dirci, può anche darsi che ci dica, ho letto i numeri, non ci sta bene perché... dobbiamo vedere il 2020 e quando finire di fare i monellini, perché in questo fino al 19 siete bloccati. Lo potrebbe anche dire questa cosa. Quindi era obbligatorio fare un passaggio sì. Oh, in base con una mezza. Sì. Io la libera di giunta non mi è bastata, ho sopra l'email tecnico, il possesso dell'email che dice dopo la ratifica ne parliamo. Prima della ratifica non ne parliamo. Però una puntualizzazione non è vero che non è stato fatto il lavoro perché non si, cioè, però non sei, se si può non è vero che non si sono fatti i lavori perché non è stato iniziato. Io dico ho citato il decreto. Sì. Io mi sono informato questa settimana dall'ufficio tecnico, si è informato la Cassa Depositi e Prestiti e dice per capacità
finanziaria. Io mi dispiace che non ci sia, non ci sia il responsabile. No, è vero, c'è quella nota per una puntualizzazione, non per altro. No, ma è vero, no, chiedo scusa. Perché, chiedo scusa. Non vedi il motivo per cui si era fatto tutto l'iter aveva puntualizzazione dei beni culturali e non si andava a fare il lavoro. Era... Sono pienamente d'accordo, se mi permettete, devo dire. E dopo che si è avviato questo percorso, il percorso è iniziato nel 2016, appena ci siamo insediati con più volte, ci siamo recati alla regione per cercare di capire perché il tutto era stato fermato. E da lì è iniziato con l'architetto Macri un percorso tale, l'architetto Macri dirigente della regione Calabria, a capire perché si era fermato. Anche loro non riuscivano a darsi una risposta. Fatto sta che quando arriva il decreto qui da noi, per avviare l'iter verso la cassa depositi e prestiti, e devo dire che gli uffici sono rimasti un po' sorpresi dal fatto e si sono chiesti ma come mai allora noi non siamo andati avanti. Fatto stesso che se è vero come è vero quello che dice il consigliere Peraia, il geometra si è dovuto rivolgere nel 2019 per sapere nel 2013 perché non gliel'avevano dato. È già questo un dato molto preoccupante di questi 6 anni e non capire il perché non glielo avevano dato. Cioè, ce lo chiediamo oggi che ci viene dato per dire perché nel 2013 non gliel'avete dato. Probabilmente era più giusto nel 2013, quando già c'erano avviati i percorsi per far pagare l'architetto che aveva progettato, l'avvio verso la sovrintendenza per avere le autorizzazioni, a dire ma perché non stiamo andando avanti. Questo è un dato che noi ce lo siamo chiesti, ma non vogliamo che ci si dia una risposta, perché l'importante è andare avanti, l'importante è mettere mano alla struttura del convento, ringraziando a Dio, come stiamo vedendo, si interviene. Dopo che noi avremo ratificato l'atto deliberativo di giunta, invieremo l'atto alla Cassa Depositi e Prestiti per avviare subito questo percorso di concessione del mutuo e avremo, speriamo, questi 150.000 euro. Abbiamo già di certo i 400.000 euro e quindi di certo, quindi già con decreto, già con procedure di progetto esecutivo che ci può dare delle risposte serie su una struttura che è necessario mettere mano. Io credo che per il Consiglio Comunale di Chiaravalle questa deve essere la risposta di un'azione che è stata fatta, che era assolutamente, perché ce lo diciamo tutti quanti, ce lo diciamo su Facebook, ce lo diciamo sulle strade, sui marciapiedi, che bisogna intervenire. Siamo entrati nelle condizioni di poter intervenire con 2 interventi. Uno certo, in totale il finanziamento 151 e 400 l'altro. Sono 2 finanziamenti separati. Separati, oggi stiamo lavorando sui 150.000 che c'è bisogno dell'accensione a casa dei prestiti. E anche sui 400. C'è l'accensione. Solo i 150, perché quella è la legge 24 che era stata ottenuta nel 2010, mi pare 2011. Quella dei 400 è un finanziamento regionale. Ok. Questa distinzione cercate. Sì, per noi, per me è un mutuo assistito. Quindi non sono porta, mentre quell'altro è un contributo. E quello è un contributo che noi. E se non ricordo male, noi abbiamo già fatto la legge di bilancio per l'inserimento della regione. No, adesso oggi la stiamo facendo. La scorsa volta non abbiamo parlato del convento. No, è arrivato proprio quel giorno. Al consiglio presidente, doveva arrivare perché avevamo già firmato il verbale. Avevamo firmato il verbale e aspettavamo l'atto ufficiale. Scusa. Allora, no, solo per accennare. Allora, noi abbiamo la oggi ci viene offerta una possibilità, quella di accedere attraverso i fondi europei e attraverso delle leggi che sono ancora delle leggi regionali. I 400.000 euro derivano proprio da un finanziamento da parte della regione Calabria con i beni culturali e quindi una programmazione dell'edilizia religiosa che hanno fatto, e noi la siamo entrati con 400.000 euro. Poi c'è invece la legge regionale, che è la legge 24, che la regione ti dà questa possibilità con dei mutui che si devono facendosi carico dell'accensione dei mutui per conto insomma dell'amministrazione comunale, che poi andrà ad eseguire. Un caso analogo è stato quando c'è stato l'incendio qui nel palazzo comunale, che era stato dato un mutuo di 500.000 euro per fare i lavori,
che pagava e continua a pagare, Enzo, se non è sbarro, continua a pagare la regione 60.000 euro all'anno. In questi qua il bilancio tu è come se non, tra virgolette, Enzo, se perché ormai c'è una partita di entrata. Consigliere Maltese? Volevo chiedervi semplicemente quanto ci l'hai spiegato bene. E siccome già c'erano 400.000 euro per quanto riguardava i lavori di ripristino con convenzione, cioè lì andremo ad aggiungere altri 150.000 euro, sì, quindi tutti su convenzione. Sì, sì. Ma perché quella è opera museale, quindi va ad intervenire su, c'è già un programma, interviene sia sulla struttura e sia sulla biblioteca e su un museo. Mentre i 150.000 euro si riprende il progetto che già era stato fatto, probabilmente si interverrà sulla campanile, sulla strada, cioè quello che già erano, già la, i beni culturali avevano già dato il loro parere per poter, bisogna rifarlo, perché con Gorella mi pare l'architetto. Un decreto regionale sulla sentenza del mutuo c'è, sì. No? Nel senso del mutuo lo accendiamo noi e lo pagano, lo dice proprio, cioè vai, vi faccio una domanda che magari può interessare a, ai cittadini, anche a Valenzi. Finito questo iter, la parte che va ad insistere sul museo di arte contadina, finalmente arriverà al punto di poter essere usufruito. L'obiettivo e è quindi, questo. C'è il scritto, progetto è questo. Quindi apriremo finalmente le porte della, del convento, sì, sì, e faremo in modo che diventi motivo trainante un po' della. Sono opere museali e quindi parlo. Siccome si è detto tante volte in passato. Poi non si è mai fatto, pur avendo un patrimonio di una certa importanza, informatizzare gli accessi, ma soprattutto anche organizzare le visite, organizzare momenti in cui la caravalla si riempie, è tutto previsto all'interno della. È previsto, noi lo puntiamo sulla progetto. Aspettiamo i crediti e gli giorni. Vogliamo procedere alla votazione? Voti favorevoli? Unanimità. Immediata sensibilità? Terzo punto dell'ordine del giorno, analogo al secondo, variazione al bilancio di previsione anno finanziario 2019-2021, ratifica della delibera di giunta comunale numero 83. E anche qui, diciamo, abbiamo dovuto aggiungere questo ulteriore punto in virtù del fatto che abbiamo avuto un ulteriore finanziamento per quanto riguarda la scuola materna e primaria di località Foresta e Pinivoglia. Diciamo che con quest'ultimo finanziamento abbiamo portato a termine le richieste di finanziamento su tutti gli edifici scolastici. Questo è un dato importante, è importante perché, come già voi potete osservare con i cantieri già aperti, parlando di edilizia scolastica alla scuola media, dove già con un primo intervento di 792.000 euro si sta lavorando, lì, come abbiamo ratificato la scorsa volta, abbiamo avuto un ulteriore milione di euro per un secondo lotto. Lo stesso riguarda la scuola materna di località Foresta con 1.292.000 euro e con quest'ulteriore milione anche la scuola di Pinivoglia. Quindi possiamo dire di essere uno dei pochi comuni che in realtà riesce ad avere decreti di finanziamento con l'iter. Il fatto stesso che siamo qui, è chiaro che noi stiamo parlando
di presa d'atto di decreti regionali con convenzioni sottoscritte, quindi con anzi addirittura cose dell'ultima ora, la Regione Calabria ha fatto degli addendum alle convenzioni già sottoscritte, dando la possibilità di un'anticipazione oltre al 30%, di un ulteriore 20% se riusciamo nella procedura, quindi a velocizzare l'iter delle progettazioni, quindi di darci un ulteriore 20% se quest'iter riesce ad essere completato entro novembre. Quindi, come voi potete osservare, in questi giorni si è avviato già l'iter per dare gli incarichi alle progettazioni esecutive, legate proprio al fatto che la Regione ha la disponibilità di questi soldi e ci mette nelle condizioni, nell'immediatezza, di avviare i cantieri. E noi, con grande sacrificio, stiamo portando avanti questa opera. Grazie anche agli uffici si sta procedendo a far di tutto affinché si possa arrivare nell'immediatezza alla cantierabilità di questi, di queste opere. Perché? Perché è importante per la sicurezza, perché il fine è quello della prevenzione, è quello della messa in sicurezza, e noi su questo stiamo lavorando, e in questo dobbiamo dire che siamo veramente orgogliosi dell'azione fatta. E grazie all'azione politica, della politica regionale, che ha intuito con i fondi che ha messo a disposizione, che questo era uno degli argomenti fondamentali che bisognava portare avanti, ma la cosa importante è di poter concludere. E noi su questo facciamo di tutto per poterci trovare pronti. Oltre a questo, come giustamente avevo creato confusione la scorsa volta parlando dei 400.000 euro del convegno, perché mentre eravamo in consiglio comunale mi era arrivata la notizia che avevamo avuto questo ulteriore finanziamento che abbiamo portato oggi, proprio oggi con decreto da parte del direttore generale delle politiche energetiche, Chiaravalle Centrale beneficia di un ulteriore finanziamento per 166.000 euro per l'efficientamento energetico. Il ragioniere già ha avviato tutto l'iter per avere il parere del revisore, prenderlo subito in giunta e ritrovarci da qui a breve anche a ratificare questo atto deliberativo, perché è un'ulteriore opera che verrà fatta a Chiaravalle, è un ulteriore intervento che l'amministrazione Donato si è fatta trovare pronta, come dicevo prima, per le opportunità che la Regione ci sta mettendo in campo, e noi abbiamo presentato la domanda e ci viene finanziata un'opera importantissima, perché oltre a rimettere mano a quell'impianto di illuminazione pubblica che c'è, ci permetterà anche qua, in questo sono molto più bravi i tecnici di me a dirlo, ad un ribasso notevole dei costi, perché con le nuove plafoniere, quello che sarà, si avrà un ribasso notevole del consumo, e questo è una cosa importantissima per quanto riguarda anche ancora una volta l'azione dell'amministrazione. Quindi questo qua è un altro che da qui a breve porteremo in consiglio, e sperando che quelle altre due o tre pratiche che abbiamo in sospeso possiamo avere una risposta immediata anche in quelle e trovarci pronti di portarle in consiglio e andare avanti. Ragioniere, tu devi aggiungere qualche cosa riguardo... Sì. In merito sempre all'edilizia scolastica, come tempistica per l'inizio dei lavori, e soprattutto anche questo penso che interessi ai cittadini e ai genitori in particolare, se si è pensato a come gestire logisticamente gli interventi sulle scuole, perché la scuola media, se non erro, i lavori sono partiti a cavallo del periodo estivo, quindi in qualche modo si è ottimizzato i tempi, si sono ottimizzati i tempi senza il personale e i bambini all'interno. Se dovessero esserci tempi più celeri per gli altri interventi, da Pirivoglia alla scuola elementare e quant'altro, volevo capire se voi avevate preso delle decisioni in merito poi alle questioni logistiche. Cioè, la scuola media è partito il lotto dei 792.000 euro. Il lotto dei 792.000 euro lo stanno portando avanti dividendolo in due lotti.
e sono riuscito a delocalizzare le aule in un'ala della scuola che al momento noi stiamo cercando di monitorare noi, gli uffici insieme al direttore dei lavori, se si creano o meno dei disagi. Al momento disagi non ce ne stanno perché da quello che mi dice il geometra Gullì, la ditta ha avviato il percorso iniziale di demolizione nella fase iniziale delle attività didattiche. Oggi sta procedendo nello stesso, negli stessi termini, nel senso che fino alle 8:30, 9 che inizia l'attività didattica, loro fanno opere di demolizione, poi durante l'attività didattica le interrompono e fanno altri tipi di lavori e riprendono poi nel pomeriggio. Quindi, ed è il cantiere cantierato. Il problema degli altri oggi non ci possiamo pronunciare, come non possiamo pronunciarci neanche per quanto riguarda la caserma dei Vigili del Fuoco, non lo scordiamo però questo passaggio, perché questi sono dei momenti in cui tu vai a fare il progetto esecutivo, capire l'opera che tu andrai a realizzare e poi solo in quel momento io credo che il direttore dei lavori e chi capirà se la scuola è o meno utilizzabile. La scuola media ci ha permesso di poter fare questo tipo di lavoro. L'ulteriore milione che sarà nella scuola media interverremo in modo particolare sull'auditorium, sulla palestra e non andrà dove ci sono le aule didattiche, dove ci sono i laboratori. Cioè, per tranquillizzare i genitori, siamo lontani ancora da un inizio effettivo. Certo, siamo nella fase progettuale, di progettazione esecutiva. Siamo ancora lontani dalla dover prendere una decisione di dove andare i bambini. L'anno scolastico lo finirà. Probabilmente. Foresta? Ma non lontani. No. Lontani no. Parlavo prima. Per una mamma vicino significa domani. Lontano significa che ci riuscirà lo scolastico. Se non ci dovessero essere intorno, diciamo nell'orbita di qualche 4 mesi. Se non ci dovessero essere intorno. Il tempo è molto il consigliere con 4 mesi si distanzia dalla dichiarazione del sindaco che ha già detto che finiamo l'anno scolastico, quindi o finiamo l'anno scolastico si riesce a gestire. Stavo facendo con la caserma dei Vigili del Fuoco proprio con le persone che possono capire se va delocalizzato o meno in base alle opere. La domanda che potrebbe essere, visto che abbiamo parlato anche dei nuovi finanziamenti che dovrebbero arrivare, mi pare che avevamo approvato in questo Consiglio Comunale un regolamento per quanto riguardava l'affidamento degli incarichi e la rotazione delle ditte di esecuzione dei lavori. La domanda è se stanno applicando questo tipo di turnazione, è giusto perché visto che sai, quando all'inizio dell'attività amministrativa c'erano pochi interventi, quindi giustamente se c'era uno, visto che adesso gli interventi di riqualificazione, di strade, ci sono parecchie cose, se questo tipo di criterio con l'amministrazione lo sta attuando, visto che abbiamo creato un regolamento, se può dire di sì. Avrei voluto che ci fosse il geometra Gullì per dare una risposta. Ragazzi, sono incarichi che in realtà sono andati con una procedura particolare. Se ti riferisci alla viabilità, per esempio, sulla viabilità, in base all'importo, se sbaglio con il tecnico, sono tecnico, mi fate parlare? Se sbaglio, correggetemi. Per quanto riguarda gli appalti sulla viabilità, noi abbiamo avuto 3 convenzioni, 2 da 200.000 euro, l'una e una da 190. Le opere come cantiere, come erano intorno ai 130, 140, 150 mila euro, quindi questo ha permesso una procedura di invito di 5 ditte per ogni tipo di gara. La procedura, come si chiama, me lo dite più voi, 3 ditte per ogni, o 5 euro, 3 ditte. Ma che non è neanche obbligato. Che non va, non è neanche. L'intervento, protezione civile. Sulla carta. Diciamo che
la protezione civile, per poter portare avanti le proprie opere, va avanti con deroghe di tutto e di più sulla certificazioni e sulla scelta velletina, cioè, dà la possibilità di tutto e di più. Però il decreto ministeriale è stato seguito, sono state invitate le tre ditte, hanno fatto le loro offerte, l'offerta più vantaggiosa, io credo che in questo caso, è stata adottata, è stata presa, quindi là non c'è dubbio che non è stato dato un incarico diretto. Sui tecnici basta vedere le determine fatte dal responsabile dell'ufficio, io ritengo che oggi siamo intorno a 10, 12, 15 tecnici per progettazioni esecutive, collaudo e tutto il resto, e nominativi di due tecnici che si accavallano tra una progettazione e l'altra, non ce ne stanno. Io ritengo che è un fatto gestionale che si sta portando avanti in modo compiuto, corretto e garbato, legittimamente. Vi ricordo che noi adesso abbiamo anche una piattaforma, nella piattaforma appalti, che basta andare sul nostro sito, sulla sinistra c'è quella piattaforma che ogni tecnico può andare, è aperta e inserita. Se uno se non si inserisce, lo stesso vale, dato che parla di turnazione, no? Non ho una cosa sola. Sì, no, per dirvi che forse Francesco è triste, turnazione, abbiamo delle giorni che può rotazione, se può servire il criterio che adottiamo, va bene, che è fuori forse anche da ogni logica politica clientelare. No, fatti parlare. Abbiamo approvato un regolamento anche per quanto riguarda gli incarichi legali. Qualche giorno fa si è proceduto ad un incarico a sorteggio. È stata sorteggiata una di Cosenza, una di Reggio, una non so di dove, e poi nasce da loro. Quindi di Chiaravalle ha partecipato un solo avvocato, o sbaglio, a iscriversi, non lo so. Quindi c'è in questa situazione particolare, ma sta di fatto che, per dirvi, non scegliamo l'avvocato che ci deve difendere, si arriva da un sorteggio automatico che ti permette di individuare su tutti quelli che hanno fatto la domanda, su quelli si fa la proposta, sulla proposta poi scaturisce l'offerta. Per dire, la mia posizione rispetto all'aspetto legale della difesa o meno, nel momento in cui ci sono situazioni di difesa dell'ente, del comune e quindi dell'intera collettività, io non sono molto d'accordo su questa linea, perché gli avvocati, l'aspetto legale è fondamentale, è una questione di fiducia, e quindi andare all'esterno attraverso un sistema che apprendo adesso, insomma, in casi particolari di un avvocato, può anche accadere che capiti un avvocato o non all'altezza, o che non ha quel sentimento, quell'affetto verso, che può gestire non benissimo la situazione, e si potrebbe creare una situazione dove il danno poi ricade sui cittadini. Ma c'è una lega. Però questa è una mia succede anche sui revisori, il revisore è un'altra cosa, perché il revisore è direttamente mandato dal ministero. Non è il braccio del comune, non dipende il comune, ma è un organo di controllo esterno che dipende direttamente dal ministero. No, io il sorteggio, perché da uno bravo o meno bravo, quindi in questo senso, non sulla. Sì, no, io non parlo del sorteggio. Il sorteggio dipende l'aspetto legale, se io domani mattina, e quindi come ragiono per me stessa, ragiono nell'interesse della comunità, oltre a scegliere un legale. Me lo scelgo in fiducia, consigliere Monti, penso che sia così giusto. Chi deve intervenire su questo punto? No, però scusi, siccome poi parlando, stavo ripetendo, la legge 24, la legge in genere che tu citavi, già oltre convenzione si potrebbe fare anche un intervento per la chiesa matrice. Perché sì, allora ti spiego, usciamo fuori dall'ambito, la legge 24 è una legge a discrezione della giunta regionale, del presidente. Se si riesce
Ah, le grazie. Abbiamo già sollevato, abbiamo già parlato con l'attuale parroco. Allora, noi abbiamo avanzato già un'idea del genere, abbiamo parlato anche con il parroco per supportare la nostra richiesta. E in questi giorni, non so se già nella scorsa settimana, se sbaglio correggimi, oppure deve andare in questa settimana, la giunta regionale sta rivedendo i criteri di concessione della legge 24, quindi sta facendo i nuovi criteri. Una ripartizione. Vediamo. I criteri sollecitati proprio da perché questo qua è l'espressione. Per poi assegnarli. Quindi in questo senso capire i criteri, quelli che sono, noi cerchiamo anche in questo di poter, perché la situazione è da mettere mano sicuramente. Votiamo, voti favorevoli? Unanimità per l'immediata seguibilità. Allora, quarto punto dell'ordine del giorno, approvazione del regolamento di polizia urbana. Allora, questo sì. Ah, ci sono le note. Il regolamento di polizia urbana perché nasce? Nasce perché qualche mese fa, nel mese di maggio, la prefettura avvia su 5 comuni della provincia di Catanzaro, che li ha presi in ordine prioritario chi ha scuole superiori o altro, e in modo particolare parliamo di Chiaravalle, Soverato, Lamezia, Catanzaro e Botricello, un controllo del territorio con noi, i cani nelle scuole, e hanno dato praticamente avviato un percorso. Il tutto nasce dal decreto Salvini sulla sicurezza nelle scuole. Da lì inizia un percorso di incontri tra la prefettura e i 5 comuni. E il 12 di settembre il prefetto, unitamente al questore, al colonnello dei carabinieri, finanza, questura, convoca l'ufficio scolastico regionale con la dottoressa Barbieri, se non erro, e ci convoca per dire: si avvia l'anno scolastico, come ci muoviamo? Da lì si lanciano delle idee, cosa abbiamo fatto, cosa si può fare e che cosa sicuramente dobbiamo fare. E in questo caso alcuni comuni, in modo particolare il comune di Catanzaro, aveva già, dopo l'incontro di maggio, avviato il percorso del regolamento di polizia urbana, che è stato poi visto dai vari organi di polizia, carabinieri e tant'altro, e che avevano ritenuto che quello poteva essere un modello, quindi lo dobbiamo dire, che potevamo prendere come riferimento perché ognuno di noi, di questi altri comuni, poteva poi fare il regolamento di polizia urbana. Il regolamento di polizia urbana che nasceva anche dalle zone individuate con il supporto della compagnia dei carabinieri del luogo. Incontro che noi avevamo già portato avanti, quindi con il nostro maresciallo, nel momento in cui avevamo anche avviato la procedura per la videosorveglianza, quindi con lui si erano individuate le varie zone che erano maggiormente a rischio, le aree più frequentate dove potevano essere le scuole, i parchi giochi o altre zone un po' più a rischio. E la cosa importante che poi doveva questo regolamento servire in modo particolare era quello che si doveva creare il DASPO urbano, quindi per impedire ad alcuni soggetti
pericolosi che sono praticamente segnalati a poter frequentare quelle zone. Da qui allora, da giorno 12 si fa questa riunione, ci sollecitano di poter prendere questo regolamento del comune di Catanzaro e nel primo consiglio utile di poterlo adottare. Fatto sta infatti che giorno 16 la prefettura ci riscrive e ci dice: a seguito della riunione di giorno 12 si dà, vi invitiamo di avviare immediatamente questo percorso. Quindi nasce questo regolamento, che è un regolamento base e indicativo e che serve al territorio su sollecito della prefettura, e proprio in virtù di questa procedura. Io ritengo che dopo i 5 comuni che l'avete soverato l'ha approvato qualche giorno fa e Catanzaro l'aveva approvato in precedenza, e si avvierà, ritengo, anche su tutto il territorio, in questo caso dove c'è il prefetto Ferrandino della provincia di Catanzaro, ma da quello che si legge ormai è un discorso che si sta portando avanti su tutte le prefetture. Non so se vuole Stefania intervenire molto, dottoressa. No, se ne avete preso visione, insomma, abbastanza ampio. Il motivo nasce per questo, le zone sono quelle più a rischio, come si parla di spaccio stupefacenti, insomma, situazioni. Sono zone sensibili che avevano già individuato il fatto di sicurezza, che avevano già siglato con la petizione, il sindaco l'aveva firmato, quindi abbiamo riportato quelle anche su, ovviamente, segnalazione del comando dei carabinieri che avevano individuato queste zone più sensibili. Sostanzialmente sono le zone di aggregazione, quindi le scuole, le chiese, centri giovanili, campi sportivi. Abbiamo avuto anche lì una promessa da parte del sindaco di Catanzaro, che poi era anche da presidente della provincia, che loro riuscivano con dei residui, e quindi chiedeva proprio all'ufficio scolastico regionale, la dottoressa, non mi ricordo come si chiama lei, di avere delle richieste da parte sua per poter mettere già da subito nelle prossimità delle scuole provinciali la videosorveglianza, perché avevano la disponibilità economica e finanziaria per poterlo fare. E nello stesso tempo noi siamo in graduatoria per la videosorveglianza su tutto il territorio, e il prefetto in quell'occasione sollecitava i suoi funzionari a vedere un po' la situazione delle economie che loro già avevano per cercare di dare seguito. Perché tu mi chiedi come 5 comuni che li prendi così come riferimento e poi non mi metti nelle condizioni di poter fare sicurezza, quindi almeno in questi 5 comuni di sbloccare questi iter e di velocizzare eventualmente questa possibilità di finanziamento. Questo è una cosa importante, perché sembra un paese tranquillo, però Chiaravalle ha anche alcuni aspetti che vanno in qualche modo attenzionati, e ci sono delle famiglie che paradossalmente vivono dei drammi e spesso lamentano un po' la solitudine, no? Rispetto alle istituzioni, quindi credo che se si avvia questo percorso, sì, soprattutto quello della videosorveglianza, sia positivo per chi, insomma, ha dei, soprattutto dei ragazzi che sono in delle condizioni un po' delicate. Sono quelli più vulnerabili. Considerando che la nostra competenza è fuori dalle scuole, nel senso che all'interno, però sul territorio comunale, poi nelle scuole, all'interno ci saranno quei dirigenti a dover controllare. E forse anche se è di minore importanza rispetto a situazioni tipo droga e quant'altro, già le telecamere rispetto alla foresta dovrebbero evitare che distruggano di tutto e di più e distruggono un parco giochi che è una cosa. La mia domanda è questa: questo regolamento riguarda il territorio oppure comprende il comando di polizia municipale? Tutto il territorio. Sulle territorio. Il comando di polizia municipale e si entra con questo regolamento, per esempio, nella gerarchia
la polizia municipale, come è composto. No, il compito di osservare le disposizioni no, del regolamento. Sì, sì. No, no, sì, no, no, non c'è un buon ufficio. Non è solo ufficio, non è personale, è solo territorio. Immagino che non c'è. Polizia urbana, polizia urbana, non ha nulla a che fare. L'attività di polizia urbana. Polizia urbana sul territorio. Sì, non è polizia municipale per gestione delle quali gerarchie. Il corpo, la polizia municipale non ha nulla a che fare. No. Noi stiamo dicendo che polizia municipale e gli altri uffici del comune debbano far rispettare questo regolamento. Se tu vai a dare, faccio un consigliere o un cittadino per cui segnala per quello che c'è scritto qua. No, la sua domanda è la domanda del consigliere. Se è un regolamento che riguardava l'organizzazione degli uffici, che peraltro voglio dire, non sarebbe stato di competenza della giunta, quindi non l'avremmo potuto portare, però è giusto, insomma. Va bene. Altri interventi? Vogliamo votare? Voti favorevoli? Da scuola. Immediata eseguibilità, così lo trasmettiamo a terra. Immediata eseguibilità. E certo. Però legge, e poi da consigliere puoi dare pure. Io non legge. Se passeggiando vedi qualcosa, in base al regolamento. Siamo avanti. Chiami a Pileggi, ci basta il regolamento, tu devi scattare il 35. Scusa, tu leggi il civile o il giudice? Andiamo a Caterina. Quinto punto dell'ordine del giorno, interrogazioni del 16 di agosto 2019, protocollo 13.592 e del 19 di agosto, protocollo 13, protocollo numero 13.709. Vuole dare la lettura al consigliere Peraia? Questa relazione riguarda i disagi idrici che sono verificati nel mese di agosto. La mia comunicazione è premesso che già da diverso tempo nella zona di ricerca la regolare erosione dell'acqua presenta delle criticità, in particolar modo nella fascia orale giornaliera. Molti cittadini residenti in varie aree del centro abitato e delle zone rurali hanno rappresentato un disagio sorprendente per la prevenza idrica e in alcuni casi per la qualità dell'acqua assolutamente inutilizzabile. Considerato che l'acqua è un bene primario come la tromba, il cancro, la sua sensibile riduzione, incide in maniera negativa alla qualità della vita, andando a compromettere le attività più semplici del singolo individuo e della produttività, soprattutto in questo particolare periodo, rilevati che in via Francesco Spassari, all'altezza dei numeri civici 346 e 348 dietro il supermercato Pago Poco, si sente scorrere un pozzetto di una notevole quantità d'acqua, che sul sito del comune ne è comparsa alcune informative istituzionali per cui molti cittadini sono rimasti disorientati. Non si sa, dato il periodo estivo, se è in corso il razionamento dell'erogazione dell'acqua, né se vi sono stati degli interventi straordinari. Chiedo al signor Rivolto e all'Ustinzio di adoperarsi celermente al fine di eliminare l'inconveniente di tensione. Certo che un solerte riscontro può essere. La mia meraviglia a questa mia comunicazione nei giorni passati è stata quella che in modo irriguente si risponde a questa semplice comunicazione, che in modo corretto, responsabile, si poneva in atto un qualcosa che i cittadini avevano evidenziato. Quindi non si andava a dire siete più incompetenti, non avete fatto nulla. Era una semplice comunicazione che i cittadini mi avevano, diciamo, trasmessa per poter evidenziare i problemi. Però purtroppo non si sente cosa il giornalismo.
alcune volte non si capisce, non si legge, oppure si va con quella mentalità che uno va contro per forza, che in realtà non è così. E alcune volte quando i cittadini mi dicono che l'acqua è sporca, dicono scusate, c'è stato qualche intervento dalle vostre parti. Se mi dicono di sì, dovete avere un po' di pazienza in modo tale che si fluisce, diciamo, il fluido alle prime mandate, in modo tale che poi ritorna nella normale condizione. Quindi non vado a dire, vedete che non fanno niente, non capiscono, non è mia abitudine questo. Quindi la mia meraviglia, come le dico, signor Stigler, è questa, ossia aver risposto in modo inconsueto, irruento, a qualcosa che era corretto e in modo educato nel miglior modo possibile. Prima di dare la parola al consigliere Claudio Foti, delegato a lavori pubblici, devo dire se di Bruno Pelaia ce n'è uno o ce ne stanno due. Devo capirlo, perché se è vero come è vero quello che sta dicendo ad oggi il consigliere Pelaia qui dentro, mi sorprende terribilmente se questa forma di correttezza che lui parla non è venuto al comune, dato che spessissimo, adesso io da scostumato neanche più saluto, se neanche si degna di un saluto al sindaco di Chiaravalle, a poter venire a dire ma ci sono problemi. Il consigliere Pelaia mi sa tanto come ultimamente è uscito su Facebook, sulla Tarsu, che il comune di Chiaravalle, fino a prova contraria, se ha pagato o non ha pagato, bastava che si collegava sulla regione e vedeva che il comune di Chiaravalle era stato il primo comune a pagare, il primo. Lo dimostrava il paese pulito, a differenza di chi gira per la Calabria e vedeva che eravamo pieni di spazzatura. C'è uno che utilizza Facebook per poter attaccare e denigrare e deridere il sindaco che non vale niente, uno che viene al comune e che non tratta minimamente in considerazione il sindaco, uno che capita molte volte, l'abbiamo vissuto ultimamente con la consigliera Fera e la consigliera Neri, su problematiche, che cosa sta succedendo, si dà anche una risposta, sbaglia allora il modo di come pone l'interrogazione, perché scrive interrogazione, perché se la voleva scritta, io ho applicato, ho fatto nient'altro che eseguire quello che lei mi ha chiesto, un'interrogazione così come è scritta, così come prevede la legge, che va portata al primo consiglio comunale utile. Se mi si metteva, come mi è sempre stato messo, interrogazione scritta e orale, sicuramente nell'immediatezza si sarebbe avuta anche una risposta scritta. A questo punto sono valse, che altro, le azioni di Via Spasari, perdita di privato, non del comune, o altri tipi di interventi che poi interverrà il consigliere. Ma dirò ancora di più, per il secondo anno consecutivo che non c'è razionalizzazione di acqua, che ringraziando a Dio abbiamo superato l'estate più calda degli ultimi 150 anni, che continua ancora oggi, con carenza idrica, che riusciamo a sopperire quello che è stato un disagio per tantissimi anni. È vero, abbiamo avuto qualche difficoltà in qualche zona, non dovuta a noi, di cittadini che impropriamente hanno fatto degli atti e che immediatamente gli uffici preposti hanno agito anche con denunce che si permettevano di aprire e chiudere o il sabato o la domenica, quando sapevano che i controlli potevano essere limitati, e anche questa è una cosa gravissima, a regolarizzare alcuni tipi di saracinese, una cosa terribile. Invito chiunque che dovesse vedere una cosa del genere di denunciare una cosa del genere, che ha creato degli sbalzi di pressione che ha potuto causare quello che diceva il consigliere Pelaia. Ma ricordiamoci, nel 2016, il primo anno che mi sono insediato, che abbiamo passato le intere nottate sulle strade ad andare avanti e indietro per cercare di sanare una situazione che era drammatica, e ringraziando a Dio negli anni poi a seguire siamo riusciti a superare in un modo brillante. Lei è chiaro che momenti di difficoltà ce ne sono state, ma difficoltà che sono state superate veramente con un lavoro serio e di programmazione che abbiamo fatto, forse la prima volta
e si è fatta una programmazione seria in questo campo. Allora io dico, se veramente questo è lo spirito del consigliere Pelaggio di questa sera che è qui, in questo consiglio comunale, io lo prendo per buono e sono il primo a dire partiamo su questo presupposto, sediamoci, c'è da intervenire, interveniamo e interveniamo anche insieme. Interveniamo insieme, non ci sono dubbi che l'obiettivo è quello della comunità tutta, tutta. Io sono qui fino al 2021, non so quello che succede. Se abbiamo l'interesse per Chiaravalle, tutti quanti, lavoriamo con questo spirito. Non derividiamo un sindaco tanto per prenderlo in giro su Facebook perché è anche un padre di famiglia. Non serve, specialmente a noi che ci conosciamo e ci siamo conosciuti insieme. Io specialmente con il consigliere Pelaia perché sono stato anche candidato nella sua lista a sindaco. Quindi questo può dimostrare anche la mia stima nei suoi confronti. E io dico, se questo è lo scopo di un dialogo con il sindaco, per avere una risposta anche immediata, io dico ogni mattina che io e lei ci incontriamo qua alle 8, nelle scale, e ognuno passa con la testa bassa, non è una cosa bella. Allora io dico, se questo è lo spirito, da parte mia lo accolgo immediatamente e da domani mi metto a disposizione del consigliere Pelaia, se si lavora per Chiaravalle. Io credo che il consigliere Pelaia, che lavorerà per il comune di Chiaravalle, è pronto ad affrontare questo nuovo percorso, se lo vuole. Consigliere Foti, no, per dire gli interventi che abbiamo potuto fare, specialmente in via Spasari, che sono potuti servire. Non me ne voglia il consigliere Pelaia, ma alcune puntualizzazioni vanno fatte. Vanno fatte solo per chiarire, perché non c'è né rancore, né odio, né nulla da parte di nessuno. Però se noi leggiamo attentamente l'interrogazione, non è una semplice richiesta di informazione, perché la semplice richiesta di informazione si va agli uffici, perché il consigliere Pelaia è costantemente presente, quindi l'acquisisce in tempo immediato. Ma se noi andiamo nel merito, il consigliere Pelaia descrive un comune che non è Chiaravalle, descrive un comune posto del remoto, perché non può parlare di non regolare l'erogazione dell'acqua. Non può parlare di assoluta, cioè qualità dell'acqua assolutamente inutilizzabile. Non può parlare di razionalizzazione nell'erogazione del processo idrico. Questi sono elementi di un paese post terremoto e non di Chiaravalle Centrale. Ecco perché bisogna entrare nel merito. E condivido pienamente quello, l'apertura che ha fatto il sindaco nei modi e negli atteggiamenti. Vedete? Sindaco, assessore, consigliere, è bene precisare che l'interrogante non c'è, va chiarito questo consigliere Pelaia, perché l'interrogante, in questo caso il consigliere Bruno Pelaia, non è un semplice consigliere, è colui che ha ricoperto fino a qualche anno fa, per 4 anni consecutivi, un incarico di vice sindaco e di assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica. Quindi, un soggetto, perdonami tra virgolette il termine, vigile con la conoscenza dell'opinione pubblica, attento e scrupoloso, che sa benissimo quali sono le criticità delle reti tecnologiche presenti sul territorio comunale. Non è che li può ignorare. Entrando poi nel merito dell'interrogazione, è generica, perché non parla di date, non fa riferimento puntuale se non un caso solo di Felicetti che non entra nel merito. Dimmi, risponde. E là è il problema, che non si, no, cioè non si fa un'interrogazione solo per buttare fango contro l'amministrazione dell'altro. Sì. Che per quanto mi riguarda, il mio coraggio è sempre pronto a qualsiasi forma di confronto. Però perché sottolineo questo? La genericità dell'integrazione sui disagi idrici presenti sul territorio, e l'ho esposta nella prima battuta, priva di dati, di discorsi oggettivi, di circostanze e descrizioni puntuali del verificarsi della criticità, lasciano presagire un tentativo di voler a tutti i costi mettere in cattiva luce l'operato e l'attività, perché non bisogna sottovalutare o far finta di nulla, perché abbiamo fatto 5 conferenze stampa su questo. Posta in essere dall'amministrazione guidata dal sindaco Nacco, nascondendo volutamente gli sforzi che questa amministrazione in soli 3 anni ha messo in atto, coinvolgendo anche la gestione del sistema idrico comunale. Entrando nel merito di quanto esposto, preme sottolineare che l'interrogazione ha un duplice svolto.
uno di carattere prettamente gestionale che riguarda gli uffici, di competenze esclusive degli uffici comunali preposto, l'altro di carattere politico. Sotto il profilo gestionale, l'assenza giustificata, perché per motivi di famiglia, in aula del responsabile del settore tecnico, non consente di chiarire alcuni aspetti gestionali che competono a loro e non alla politica. Per descrivere dettagliatamente le attività poste in essere dal 1 gennaio ad oggi. Ma nonostante ciò, onde evitare equivoci, preme puntualizzare quanto segue. Da subito è bene precisare che questa amministrazione, lo aveva già ribadito sì, si ritiene soddisfatta su come è stata affrontata la problematica idrica sull'intero territorio comunale in virtù di alcuni aspetti fondamentali che non vanno trascurati. Il primo è quello che diceva il sindaco. Cioè l'estate 2019 si registra come tra le più calde dell'ultimo ventennio. È conclamato, non è una dichiarazione nostra. L'altro aspetto che non va sottovalutato, le azioni poste in essere da questa maggioranza per incrementare la capacità idrica dei serbatoi comunali attraverso nuove captazioni di sorgenti e attraverso che hanno coinvolto sia il serbatoio di Bufalo sia il serbatoio di Natalello, ma anche attraverso la sostituzione di oltre 2 km di rete di una tubazione di adduzione principale al serbatoio Bufalo. Terzo aspetto che non va sottovalutato e che incide quando si parla di qualità dell'acqua assolutamente inutilizzabile, è un termine grave e pesante perché entriamo nella sfera del genere Bufalo. Non possiamo sottovalutare l'impianto di colorazione automatica dei serbatoi comunali mai esistiti ma necessari, obbligatori ed indispensabili per garantire quei parametri minimi per raggiungere i livelli di qualità che impone il decreto legislativo 31 del 2001 sulla qualità delle acque. Senza quell'impianto l'acqua delle nostre zone rurali non sarebbe potabile, però l'ha messa questa amministrazione, non l'ha messa nessun'altra amministrazione nel tempo. E se noi sospendiamo questo impianto, lo blocchiamo e andiamo a fare le analisi preliminari dell'acqua, l'acqua non è potabile, perché non è mai stata potabile, perché soltanto attraverso un impianto di colorazione riusciamo a garantire quei parametri. Quindi non ci si può accusare di disattenzione o di altro. Per rispondere puntualmente all'interrogazione, allora, non è stata predisposta nessuna programmazione di razionalizzazione delle relazioni d'acqua perché non è stato necessario. Dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, è storico questo, le reti tecnologiche sono interessate da continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi che ahimè scaturiscono inevitabilmente dallo stato d'uso alquanto obsoleto delle nostre reti, noi l'abbiamo evitato. Ne abbiamo le risorse finanziarie tali, perché era pure nel nostro programma, da poter intervenire e sostituire chilometri e chilometri di rete, perché è un intervento purtroppo necessario. Non è stato necessario pubblicare sul portale istituzionale dell'ente nessun tipo di informazione, dal momento che non si è verificata una criticità tale che ha interessato l'intero territorio comunale, come contrariamente asserito dal consigliere interrogato. Il rumore determinato dalla perdita idrica, verificatosi in via Spasati, non ha interessato la rete comunale, l'adduzione principale, ma bensì si è trattato di una perdita presente all'interno dell'area di pertinenza di una proprietà privata che non è abitata. Dove si è provveduto, teniamo conto che l'amministrazione eredita un comune senza operai specializzati, quindi dobbiamo sempre rivolgerci a DTSE, si è provveduto ad intervenire per bloccare l'erogazione che serve questa abitazione. Non abbiamo ricevuto segnalazioni di emergenza tali da compromettere lo svolgimento delle attività domestiche, delle normali attività domestiche e delle attività commerciali, e questo è un aspetto grave.
qualora si fosse verificato. Parliamo soltanto di alcune criticità puntuali che hanno riguardato la situazione incontrata per il genio, che ha interessato qualche fabbricato, qualche abitazione. Non c'è stata una criticità che ha interessato l'intera area, perché i nostri uffici, all'indomani delle segnalazioni di alcuni cittadini che abitano in quelle aree, hanno immediatamente dato incarico alle ditte di fiducia per verificare o meno l'esistenza di perdite sulla rete. Gli uffici stessi asseriscono che la problematica di Contrada Felicetta è una problematica cronicizzata nel tempo, il che significa che in particolar modo nel periodo luglio-agosto l'utilizzo dell'acqua ad uso non potabile determina una perdita di persone nella rete, e quindi alcune fabbricate registrano questa criticità, ma non è una criticità che è mancata l'acqua, la risorsa idrica, che è un bene primario in tutte le abitazioni di Contrada Felicetta o nel centro, quando si parla di centro abitato o di zone rurali, io là mi riferisco, non è così. Noi siamo stati fortunati e nello stesso tempo abbiamo programmato quello che è stato fatto nel tempo, perché aumentare la capacità idrica del serbatoio significa andare contro ed affrontare le criticità storiche del tempo. Altra situazione di criticità si è registrata in alcuni, non in un'area, alcuni fabbricati di Contrada Calogero servite dal serbatoio Bufalo, che hanno una quota altimetrica simile, quasi prossima a quella del serbatoio, e in un periodo d'estate dove c'è un maggior consumo la pressione non consente di raggiungere quei fabbricati, è una cosa ben diversa. Sulla qualità dell'acqua non ho già parlato. Quando noi ci siamo insediati ci siamo accorti che non c'era nessun contratto fermo al 2011, anzi a ottobre-novembre 2010, con un laboratorio specializzato, che era un provvedimento d'obbligo, perché il decreto legislativo 31 del 2001 obbliga due tipologie di controlli sulla potabilità dell'acqua: un controllo interno che è in capo all'amministrazione comunale, che si deve affidare ad un laboratorio per eseguire i propri controlli, ed un controllo esterno che è affidato all'ASL. Noi immediatamente ci siamo accorti quando ci è arrivata la prima verifica sulla potabilità dell'acqua dei controlli esterni esercitata dall'ASPA di Catanzaro per il tramite degli uffici preposti. Là ci siamo accorti che il comune chiedeva l'arrivo di convenzione e abbiamo immediatamente intimato l'ufficio preposto, in questo caso il responsabile del settore tecnico, a intervenire nell'immediatezza ed attivare ogni procedura necessaria a colmare questo vuoto, perché erano delle responsabilità gravi in capo al sito. Però per 50 non mi siete accorti, perdonate, la mia intenzione è dire non siete accorti di questa problematica. E quando si parla di qualità qualità dell'acqua assolutamente inutilizzabile, la conseguenza successiva di questa dichiarazione è un'immediata ordinanza del sindaco di non potabilità dell'acqua, non c'è un altro rimedio. E mi pare che il sindaco è da un bel po' di tempo che non emette ordinanze, quindi vuol dire che la problematica non sussiste, perché il sindaco non si può assumere la responsabilità di omettere un'eventuale non rispondenza dei parametri biologici minimi che garantiscono e certificano la potabilità dell'acqua. Non si può assumere questo rischio e questa responsabilità, che si incorre in un reato penale. Quindi questa noi respingiamo categoricamente questa interrogazione, perché è priva di fondamento. Le uniche circostanze, una delle due sono circostanze di criticità, non all'intero territorio, in due aree che ha interessato qualche fabbricato, Felicetta oggi. Le altre criticità che si possono registrare sono determinate da aspetti che potrebbero essere oggi, in questo momento, la rottura
d'un tubo da tuzzone principale che ne determinano lo svuotamento del serbatoio, ma non è la responsabilità della politica. La responsabilità degli uffici è se interviene dopo 10 giorni che trascura la problematica, che è una problematica di particolare importanza, che necessita un immediato. Manteniamo il tempo per come no, interrogazione. Ho concluso, quindi le spiego, penso di essere stato chiaro, di aver puntualizzato la situazione. Consigliere Pelaia.